Salve ragazzi, ben ritrovati sul nostro canale. Quest'oggi Domotica per Tutti tratterà un argomento che reputiamo molto importante, ovvero gli hub domotici. Spiegheremo nel dettaglio Home Assistant di cosa si tratta, come installarlo, dell'interfaccia grafica e delle varie funzionalità che promette questo software open source. Perciò vediamoci immediatamente dopo la sigla. Eccoci ragazzi, partiamo immediatamente spiegando che cos'è Home Assistant. Home Assistant non è altro che un hub domotico che ha il fine di poter racchiudere all'interno di questo software open source molti dispositivi dell'IoT che ogni singola persona installa nella propria abitazione. Per fare ciò ci si avvale di vari protocolli standard, tra i quali ricordiamo lo Z-Wave, lo ZigBee molto diffuso e soprattutto il maggiore è il Wi-Fi, ma non è neanche da dimenticare quello Bluetooth. Ogni dispositivo che comunica tramite un suo protocollo viene racchiuso in questo hub che è capace di riunire e di inviare messaggi al dispositivo o creare automazioni. Per poter utilizzare questo magnifico software occorre dell'hardware dedicato. Ci sono due categorie di hardware, le schede single board e i mini PC. Le schede single board, ovvero i Raspberry, al momento attuale vengono messi un po' da parte per il grande aumento dei prezzi che ha subito questo mercato e anche per un'altra motivazione, ovvero le prestazioni, perché ricordiamo che all'interno di NUC, ovvero mini PC, si possono raggiungere delle prestazioni nettamente superiori scegliendo un processore più prestante, oltre che a una memoria RAM aumentata. Perciò la metodologia di installazione sono due. Una tramite il sistema operativo proprietario, ovvero Home Assistant OS, mentre l'altro tramite Proxmox. Lo scopo del video di quest'oggi non è quello di annoiarvi facendovi vedere la procedura di installazione, perché è facilmente reperibile in altri video contenuti o anche sul sito dedicato di Home Assistant. Perciò tenderemo a mettere in risalto le varie funzionalità di questo software e soprattutto l'interfaccia grafica per cercarvi di guidarvi in qualche passaggio puramente tecnico e più piacevole. Perciò seguiteci. Una volta terminata l'installazione troverete un'home page simile a quella che state visualizzando. In alto a sinistra troverete le tre barrette che indicano l'espansione del menu a sinistra. La prima voce di questo elenco è panoramica e consentirebbe la creazione di dashboard completamente personalizzate che hanno la funzione di farvi comandare i dispositivi tramite un tablet o tramite cellulare. Ricordiamo che è completamente personalizzabile e fra poco scopriremo come farlo. La seconda voce che troviamo è energia. E consente di poter eseguire un monitoraggio elettrico dei carichi e di poter risparmiare sul consumo l'assorbimento istantaneo, andando a mettere in campo delle azioni a seconda dei trigger che poi sceglieremo. Vi ricordo inoltre di visionare il nostro video sulla recensione dello Shelly M, che è un dispositivo pensato ad hoc proprio per questa tipologia di utilizzo. Vi lascio il link in alto. La terza voce è mappa e questo consente di poter individuare l'abitazione in un'area più o meno specifica che si sceglie e di mettere in campo delle automazioni in base all'uscita o all'ingresso in quest'area specifica che poi andremo a settare. Poi troveremo un registro, uno storico, dove verranno presi in considerazione tutti i cambiamenti di stato dei dispositivi all'interno di questo hub, oltre ad una cartella media con la quale è possibile riprodurre file audio e video, un sottomenu per le impostazioni dove è possibile regolare le impostazioni che più si desidera e un'ultima voce dove abbiamo le notifiche, nella quale il sistema ci metterà a risalto delle anomalie o dei nuovi messaggi. Ma ora, fatta questa breve illustrazione sul software, andiamo a vedere un'installazione completa, in modo tale da farvi vedere
le varie possibilità e come creare le dashboard. Eccoci ragazzi su un'istanza completamente funzionante nella quale è stata già pianificata e programmata un'interfaccia grafica. La barra sulla sinistra l'abbiamo già osservata prima dove vi ho illustrato tutti i menu, anche se qua troverete più voci. Mentre qua in alto, in senso orizzontale, troveremo le ulteriori viste di questa plancia, dove è possibile completamente personalizzare il numero delle plance e l'icone che andando a schiacciare porterà all'interno della schermata che uno ha disegnato. In questo caso troviamo le luci piuttosto che la planimetria con tutti gli oggetti legati all'abitazione, le prese oppure i sensori della temperatura e umidità che si hanno oltre al termostato. Quindi questo qua era un breve cenno alle potenzialità che si possono strutturare, mentre adesso andremo nel cuore andandovi a spiegare come più o meno riuscire ad ottenere un risultato del genere. Per poter creare una dashboard completamente personalizzata, occorre schiacciare i primi tre pallini in alto a destra, modifica plancia e va fatta subito una precisazione a questo punto, perché come potete vedere abbiamo due possibilità di aggiungere elementi. Uno è per aggiungivista, mentre l'altro per la scheda. La vista va differenziata da quella precedente dalla scheda perché crea un'icona con al suo interno completamente una plancia completa. Quindi il primo step da fare è proprio questo: mettere il titolo ad una scheda. Quindi in questo caso scriveremo prova luci, sceglieremo un'icona adatta e per consiglio è possibile inserire il nome in inglese dell'elemento che volete cercare. Quindi in questo caso luci light e il sistema ci mostrerà quelle utilizzabili. Scegliamone pure una. È possibile impostare un tema Coral Glass che ho già installato preventivamente e poi premere il tasto salva. Ok, il sistema ha già creato questa nuova scheda che come vedete risulta vuota e per andare ad aggiungere gli elementi a questa schermata vuota bisogna aggiungere aggiungi scheda. All'interno di questo menu ci sono tutti gli elementi che il sistema presuppone che voi utilizzate per costruire la vostra interfaccia grafica. Ricordiamo inoltre che è possibile scaricare anche add-on personalizzati per quanto riguarda la costruzione di interfaccia grafica, ma magari si affronterà in un altro argomento, oppure scrivetecelo nei commenti. Il sistema in questo caso ci sta dando dei consigli. Che cosa vuoi utilizzare? E come potete vedere c'è il pannello degli allarmi, pulsante, calendario, chi più ne ha più ne metta. Adesso andremo a vedere gli essenziali perché come potete notare sono veramente numerosi. Allora, il pulsante sicuramente fa parte di uno di questi. Andando a cliccare, il sistema ci dirà quale entità vuoi impostare per questo pulsante, quindi noi andremo ovviamente a scegliere un'entità che vi ricordo potrebbe essere benissimo una luce oppure un interruttore che quando uno clicca cambia lo stato accendendosi o spegnendosi. Quindi in questo caso scegliamo luce dove sono in questo studio, quindi facciamo così, luce computer, eccola qua. Scelta l'entità, inseriamo il nome che ricordo potrebbe essere anche diverso. Quindi mettiamo luce registrazione.icona che fa sempre fattibile, possibile cambiare, però in questo caso lasceremo in questo modo. Mostrare il nome, lo stato, l'icona. Quindi è possibile cambiare le impostazioni andando a fleggare o meno i posti in questione, l'altezza, il tema facoltativo e anche l'azione al tocco, dove è possibile mettere l'azione predefinita che sarebbe la commutazione, quindi vai ad un'altra scheda, chiacci
Chiamo un servizio se vogliamo dargli un'azione completamente diversa rispetto a accendere la luce, nessuna azione, oppure in questo caso il commuta che ci serve per cambiare lo stato. Quindi faremo in questo caso e salveremo il tutto. Quindi, se voi fate caso, in questo momento ho spento la luce, accesa la luce e il pulsante cambia il colore dell'icona a seconda dello stato della luce in questione. Aggiungiamo un'altra scheda per fare qualche altro esempio banale. Inseriamo una entità. Come potete vedere, qua il sistema ci suggerisce che questa tipologia di scheda ci darà dei dati, quindi è molto utile nel caso in cui si tratti di un sensore. Andando a schiacciare, possiamo riselezionare l'entità, quindi metteremo un sensore, mettiamo per esempio temperatura. CPU temperatura, la temperatura del processore. E come potete osservare, lui, il sistema, ci mostrerà a video direttamente il valore che questo sensore ha attribuito. Mettiamo il nome perché è possibile cambiare come lo stesso principio del pulsante, temp processore, oppure scriviamo semplicemente processore. Scegliere l'icona che di default già viene consigliata con l'icona del termometrino. È possibile utilizzare qualche attributo di questa entità e l'unità di misurazione, gradi oppure gradi Celsius. In questo caso sono Celsius, altrimenti uno avrebbe messo i Fahrenheit. Il tema anche qua ricordo che è possibile impostarlo. Cambiamolo Dark Aqua, salva. E come vedete, se io clicco fatto, stiamo dando vita alla plancia, alla dashboard personale. Quindi in questo caso troveremo la luce, registrazione con l'accensione e lo spegnimento, il sensore, mentre invece ci ricaverà questo dato. Se noi dovessimo schiacciare questo tasto, il sistema ci darà un grafico che ci mostra l'andamento della temperatura per quel sensore. Come state vedendo, inizia a registrare le variazioni del sensore e a mostrarcele di conseguenza. Benissimo ragazzi, adesso abbiamo iniziato a capire il funzionamento delle dashboard e delle schede. Quindi, come prima, modifica plancia, aggiungi scheda. Ora vi verrà in mente una domanda, ovvero avete fatto caso che il sistema non ci dà la possibilità di scegliere in quale posizione andare a posizionare gli elementi che noi costruiamo, perché se noi schiacciamo oppure vogliamo spostare l'ordine degli elementi non ce lo consente di fare, a meno che non schiacciassimo queste due freccette dove è possibile invertire solamente far salire o scendere l'elemento. Però questa funzione è abbastanza riduttiva in quanto non ci dà un completo controllo dell'interfaccia, del posizionamento degli elementi. Quindi, per sopperire a questa mancanza, il software ci consente di andare a creare delle pile verticali od orizzontali. Andiamo a trovarle insieme. Eccola. C'è pila orizzontale, pila verticale e anche la griglia che è molto fondamentale. Ora andremo a vedere il funzionamento di queste tre in modo tale di darvi le infarinature per poi fare il vostro lavoro definitivo. Il nostro consiglio per creare una plancia funzionale e bella esteticamente è quella innanzitutto di includere più dispositivi possibili all'interno dell'hub domotico e suddividerlo per categorie, come potete vedere in questo esempio che vi ho fatto, dove avete una scheda luci, prese, temperatura, batterie, oppure anche suddividerla in base alla stanza in cui sono collegati, collocati tutti i dispositivi. Quindi adesso, una volta che avete fatto una strutturazione mentale di come voler gestire la plancia e anche le pile di quante, ovvero colonne e righe avete bisogno, è iniziare il lavoro da capo. Quindi adesso vi ho fatto vedere queste due entità. Ora andremo a fare pulizia su tutta la scheda. Clicchiamo i tre pallini, elimina scheda, elimina, clicca, elimina, ok.
E ricominciamo da capo. Quindi, come avevo detto, adesso avete fatto la strutturazione del vostro percorso e quindi andiamo ad aggiungere direttamente la pila verticale. Eccola. La pila verticale, innanzitutto ci sarà bisogno di una scheda titolo, quindi si può utilizzare benissimo anche questa qua del pulsante, dove andremo però a togliere l'icona, a disattivare, come potete vedere rimane solamente la scritta. Quindi andremo, se voi volete mettere un nome personalizzato, ma che è a prescindere dall'entità, andrete a selezionare solo il nome. Quindi in questo caso mettiamo Luci elementi sala. Elementi sala. E andremo a salvare. Possiamo mettere anche un tema, quindi possiamo mettere black blue glass. Ok, adesso vedete che abbiamo solamente l'elemento di titolo. In secondo momento andremo a premere il tasto più, una volta qua avete l'anteprima della pila verticale che state creando, che state generando. Possiamo andare ad inserire o, come avevo detto, tutti i vari elementi che voi volete. Quindi in questo caso metteremo pulsante, elementi sala, quindi scriveremo sull'entità di questo server sala e vediamo che ci siamo, ci sono più entità, quindi andremo a mettere luce sala, eccola qua, che può andare bene anche come icona oppure la potete scegliere personalizzata come ho fatto vedere prima. Poi andiamo a creare altri elementi, quindi possiamo mettere, che ne so, uno switch, una presa domotizzata, mettiamo sempre pulsante, scriviamo presa sull'entità. Presa eco sala, eccola, vedete? Questa ovviamente lo stato dice che è accesa, quindi ce la farà vedere illuminata perché il dispositivo è in funzione. Se vogliamo cambiare icona, quindi scriviamo anche eco e come potete vedere vi accenna anche dei suggerimenti dei dispositivi che state utilizzando. In questo caso Echo Show. Ok, quindi oltretutto sarà possibile aggiungerne a piacimento quante più ne vogliamo, anche inserire dei sensori, quindi in questo caso andremo a inserire delle entità. Ok, mettiamo un'entità disponibile all'interno della sala, quindi mettiamo temperatura sala. Come vedete, in questo caso ci sta dando il valore del sensore che sta rilevando. Salva. Quindi, come potete vedere, la plancia inizia a prendere forma. Se voi voleste dimezzare la grandezza delle icone, è semplicissimo perché ovviamente saranno dei mega tassoni. Mettiamo su modifica e andremo in questo caso. La 1 corrisponde al nome elementi sala. La 2 corrisponde a luce sale, in questo caso metteremo altezza, dove andremo a dirgli che noi vogliamo che l'altezza massima dell'icona sarà di 20. Quindi, come potete osservare, si è ridotta notevolmente. Oppure mettiamo 30, mi sembra un po' più equo. Anche questa, quindi mettiamo 30. E invece quello là del parametro della sensore va bene così perché almeno possiamo avere la lettura. Salva. Ok, questa era la prima pila, quindi questa qua si tratta la pila verticale. Ora andremo a vedere il funzionamento della pila orizzontale. Andiamo ad aggiungere la pila orizzontale. Eccola, pila orizzontale. Quindi noi andremo a prendere pulsante. Mettiamo pure per esempio questa classica entità per accelerare che ci consiglia e dopodiché possiamo andare a schiacciare il tasto più. E qua ci dice che quale altra scheda vuoi utilizzare. Mettiamo sempre un altro pulsante facendo finta che vada a comandare un altro dispositivo. Multipresa cugina. Ok. Quindi che cos'è che succede? In questo caso il sistema, poi potete dare dei nomi abbreviati, quindi presa,
Mettiamo, scriviamo forno, per esempio, forno. Entità. Vedete? Per esempio, ho utilizzato l'entità della multipresa cameretta, ma in realtà io ho messo il nome forno. Quindi per farvi capire che ci possono essere mille dinamiche di variazione. Poi andiamo ad inserirne un'ulteriore altra. E come vedete, TV, mettiamo TV. TV cucina. Perfetto, nome mettiamo solamente TV cucina, eccoci qua. Quindi come vedete l'interfaccia grafica inizia a prendere forma. Qui abbiamo fatto, almeno togliamo, vediamo l'effetto finale, qua abbiamo gli elementi verticali, mentre qua abbiamo gli elementi orizzontali. Quindi poi il bello di questo sistema è che si possono concatenare, ovvero utilizzare plance verticali e all'interno di una singola riga verticale mettere queste orizzontali. Quindi come faremo? Andiamo a modificare questo, per esempio. Quindi qua noi andremo a dire che sul secondo elemento in verticale ne creiamo anzi un altro, in modo tale che sia più facile. Gli diciamo che vogliamo creare un quinto elemento. Per creare questo quinto elemento ci vogliamo avvalorare della pila orizzontale. Quindi andremo a prendere la pila orizzontale, eccola qua, e gli diciamo che vogliamo pulsante. Come potete notare, abbiamo una sottoscala. Questa si tratta della pila verticale, quindi dove ci mette l'elemento 6, mentre questa apparterrà alla pila orizzontale. La pila orizzontale, per andare a creare un altro elemento, schiacceremo su questo più e gli metteremo un altro switch. Ancora un altro, mettiamo 3. E come potete osservare, stiamo creando la nostra dashboard con elementi verticali ed orizzontali. Quindi se noi andremo a salvare il tutto, questo sarà l'effetto che ci verrà fuori. Quindi potete osservare che pian piano stiamo articolando l'interfaccia grafica secondo le nostre esigenze. Ed è per questo che vi ho detto che è molto fondamentale avere una concezione chiara prima di partire nella costruzione, proprio per dare un effetto finito alla dashboard. L'ultimo elemento che ci è rimasto, infine, si tratta della griglia. Altro elemento molto importante, perché l'orizzontale ci consente di inserire elementi sempre in modo nello stesso verso orizzontale, andando a rimpicciolire le singole caselle. Mentre se noi volessimo andare anche a capo, o possiamo utilizzare un'altra scheda della pila verticale, oppure utilizzare la griglia. Quindi ora andremo ad utilizzare un'ulteriore la novità, ovvero quella griglia. Quindi che cos'è che io ho fatto? Io ho detto creami un'altra pila, un'altra scheda in verticale che quindi acquisirà il numero 6. Scendendo verso il basso gli seleziono di utilizzare la griglia. E gli dirò all'interno di questa griglia voglio tot pulsanti, quindi eccoci, quindi 1 è questo, quindi all'interno della 6 potete vedere che c'ho la prima, poi la seconda gli metto il pulsante, poi gli metto il terzo pulsante, poi gli metterò il quarto pulsante. Vedete cosa è successo? Il sistema invece che andarmi a stringere le caselle, mi è andato a spostare direttamente la successiva verso il basso, perché io ho detto che voglio trattare una griglia. Quindi in questo modo voi potrete mantenere le stesse dimensioni delle varie schede che utilizzate. Quindi, se invece per fare la prova del 9, per quello che vi ho detto in precedenza, se andiamo sul quinto elemento verticale, quindi sarebbe 1, 2, 3, 4, 5, questo qua che era una pila orizzontale massimo di 3, quindi schiaccio sul 3,
Se io vado qua, gli dico inseriscimi in un altro, quindi il quarto elemento, il quarto pulsante, vedete che fa? Lui va in avanti, andando avanti, non ritorna a capo come la griglia, come il comportamento della griglia, ma bensì me ne crea un altro in orizzontale. Ulteriore prova, mettiamo un altro pulsante e vedete che cosa succede. Ne ha messi ben 5, mentre invece la griglia lui mantiene le stesse proporzioni altezza per larghezza. Quindi andiamo a salvare e vediamo l'effetto. Ecco, come potete vedere. Qua ha rimpicciolito in maniera automatica, mentre sotto, utilizzando la griglia, è stato molto preciso e ha creato elementi della stessa dimensione. Quindi a questo punto, ragazzi, si può dire tranquillamente che c'è l'imbarazzo della scelta e c'è un'infinita creatività da poter utilizzare. Ovviamente, come vi ho accennato prima, ci sono moltissimi elementi. Qua abbiamo visto un attimo le principali per spiegarvi il meccanismo, ma c'è l'indicatore grafico, grafico storico, le viste, quindi mettere insieme più entità per poter avere un colpo diretto sulle differenze dei valori che attribuiscono, la mappa, quindi diciamo che anche singole immagini, ovvero caricare un'immagine esterna al server, caricarla all'interno e poterla poi visualizzare, come vi ho fatto vedere in questo esempio pratico. Ho utilizzato invece che i video delle videocamere, delle telecamere collegate nel lab, delle immagini statiche in modo tale che mi diano la percezione della stanza di cui si tratta. Quindi, ragazzi, penso che con questo episodio non vado oltre per non essere troppo lungo. Diteci pure nei commenti a che cosa siete interessati o se vi è piaciuto il video innanzitutto e se volete qualche altro approfondimento. Mi raccomando, metteteci un bel like al video. Se potete, sosteneteci sul nostro canale Patreon e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!